Una buona serata e benvenuti al penultimo appuntamento, il numero 34 di Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Come ogni giovedì, un'ora e 30 minuti insieme per parlare di quelle che sono le tematiche su due ruote della nostra regione e non solo, ma questa sera spazio soprattutto alla nostra regione, perché il 19 ottobre 2017 comunque sarà una data da segnare con il circoletto rosso anche negli anni a venire, perché comunque segna un passaggio epocale nel trofeo Matteotti, che nel 2018 spegnerà 71 candeline e si ripropone come una corsa assolutamente da non perdere. Cambio di data, cambio anche nel management, un po' sapete, però questa sera ovviamente ne parleremo con dovizia di particolari, con immagini, interviste, anche commenti in studio. Prima di iniziare a presentare gli ospiti, da parte della nostra redazione di Velo, ma anche di tutta la redazione di TV6, fatemi porgere le più sentite condoglianze alla famiglia Masciarelli per la perdita di Erminio. Soprattutto le più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, alla famiglia di Palmiro Masciarelli, per questa mancanza davvero inaspettata e un evento luttuoso per la nostra regione, ma soprattutto anche per i tanti amanti di questo sport. Cominciamo a salutare gli ospiti ricordandovi che potete interagire con noi al 392-623-7060. Per la penultima volta quest'anno, ma non è detta l'ultima parola, saluto con un applauso da sottolineatelo il padrone di casa, Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo, sei quasi contento che vai in vacanza? E invece no. No? Ti posso garantire che purtroppo sarà un po' la stagione, quando finisce veloce è sempre, mi viene sempre un po' di malinconia, devo essere sincero fino in fondo. Comunque, abbiamo detto penultima, ma non è detta l'ultima parola. Ritrovo con particolare piacere, perché abbiamo parlato del Matteotti questa mattina, insomma, conferenza stampa al Museo dell'Automobile di San Buceto, casa Ricci di fatto. Lo saluto, Gilberto Petrucci. Ciao Gilberto. Ciao Jacopo, buonasera a tutti voi. A proposito di padrone di casa. Sempre. Ex padrone di casa, ex però. Ex padrone di casa, no. Di fatto è sempre casa tua. Fa parte del mio cuore, lo sapete tutti. Assolutamente. Un bel ritrovato anche ad Alessandro Spezialetti. Ciao Alessandro, un applauso anche buonasera. Per te. Direttore sportivo dell'Androni Sidermec Bottecchia, vincitore. Innanzitutto facci fare i complimenti a te e alla tua squadra, vincitrice della Ciclismo Cup, che dunque di diritto sarà ai nastri di partenza del Giro d'Italia 2018. Questo è un risultato molto importante per la tua squadra, per la vostra squadra. E poi immagino qui la sottolineatura con un applauso, non fosse altro che ti sei portato la clac, caro Moreno, sarà l'applauso più grande. Moreno Di Biase, ciao Moreno! Scherzo con la clac, perché ti sei portato là, hai portato i componenti, alcuni perché sono in tanti stasera, ma tanti altri ne hai, della scuola di ciclismo Moreno Di Biase. Ciao ragazzi, l'applauso più grande è per voi. Io saluto già Maurizio Daguin, regia, Silvia Gentile alle camere. Questi sono gli ospiti, i temi, ci fermiamo, tra pochissimo inizia Velo numero 34. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero.
Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione. Garantiamo assistenza continua pre e post montaggio. Rilasciamo certificato CE. Realizziamo impianti fotovoltaici. Assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. A Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. La suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine Ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese un'affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice. Siamo a Corropoli, strada provinciale 259, viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e dal mare. Info e prenotazioni 0861 81 01 29. Chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione a controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16.
Pronti a partire per questo penultimo appuntamento con Velo, la nostra rubrica di ciclismo. Come detto nell'anteprima, nella prima parte, ampio spazio dedicato a questo nuovo trofeo Matteotti, rinnovato, che poi nuovo no, vuol dire poco e nulla, rinnovato, un trofeo Matteotti che si presenta ai nastri di partenza del 2018, molto diverso da come abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi anni. E speriamo che possa essere un viatico importante per il rilancio anche del movimento ciclistico della nostra regione. Queste le immagini proprio di stamattina al Museo dell'Automobile. Luciano, prima di partire da te, io parto con Gilberto, perché Gilberto, c'è stato un cambio della guardia al vertice dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, neo presidente Daniele Sebastiani, Renato Ricci rimane come presidente onorario, vicepresidente Emanuele Ricci, ma per un management che di fatto cambia leggermente, possiamo dire che la vera la cosa importante invece è una grande fetta di management di cui tu fai parte che rimane, perché evidentemente era un management che aveva lavorato bene, ecco, possiamo dirlo? Sì, beh, diciamo che ce lo hanno detto anche le autorità competenti come Luci, che nell'ultima edizione ha espresso i complimenti per l'ottima organizzazione rispetto all'organizzazione del 2017, quindi della 70ª edizione. Però al di là di questo voglio sottolineare che il Matteotti è una famiglia, una grande famiglia. Sì. E abbiamo tanti amici, voglio ricordarne solo alcuni come Dino Renzetti, che mi è sempre al mio fianco, Luciano Verzella, Scurti, Paolo Di Zio e tanti altri ancora. E quindi cosa mancava? Mancava intanto rinnovare, soprattutto negli stimoli, perché avere più entusiasmo, avere più anche risorse, modo di organizzare, chiaramente ti aiuta a migliorare l'organizzazione. Però la famiglia Ricci rimarrà nel nostro sodalizio e con una presenza forte, Emanuele Ricci è vicepresidente, e poi Renato, che comunque ha dato tanto al Matteotti, perché 20 anni alla guida dell'UCI Fernando Perna non sono pochi, è riuscito in questo arco di tempo a far crescere una manifestazione e soprattutto, io lo sottolineo sempre, a farla rimanere tale, cioè una grande manifestazione, mentre ci sono eventi, corse ciclistiche che sono sparite negli ultimi anni, come ad esempio il Giro del Lazio, il Matteotti invece è rimasto presente. Quindi ciò significa che la buona organizzazione, le radici, il contatto con il territorio poi ti aiutano. Ecco, con l'ingresso di Daniele Sebastiani, che è un grande manager, non solo perché oggi guida un club calcistico, ma è un grande appassionato di ciclismo, come lui stesso ha ricordato in conferenza stampa questa mattina. Quindi io credo che ci siano gli ingredienti giusti per far crescere ancora di più il Matteotti e far conquistare traguardi ancora più importanti. Ecco, diciamo che si è completata l'organizzazione. Peraltro un passaggio della conferenza stampa di questa mattina, Gilberto, che mi ha colpito particolarmente è il passaggio di Renato Ricci, che ha detto: il Matteotti non si vende e non si compra, noi non l'abbiamo venduto a nessuno e nessuno l'ha comperato, proprio per sottolineare il legame familiare che lega non tanto la famiglia Ricci o Daniele Sebastiani in questo momento, quanto la città di Pescara e l'Abruzzo ad una corsa ciclistica, ad una tradizione ciclistica probabilmente. Beh, io dico sempre che il trofeo Matteotti è un pezzo di storia della città di Pescara, perché ricordo sempre, lo faccio davvero con tanto affetto, che la prima edizione si è svolta il 1° maggio del 1945, quando Pescara era ancora sotto le ceneri del secondo conflitto mondiale. Quindi ciò rappresenta davvero un pezzo indelebile per la città di Pescara, che dal 1945 ad oggi è cresciuta, è diventata una grande realtà, forse è la città più importante di questa regione. Quindi io credo che il Matteotti non si può cancellare, e credo che l'espressione utilizzata da Renato Ricci è forse quella più bella, che sintetizza davvero ciò che rappresenta il trofeo Matteotti per questa regione.
Parliamo adesso delle novità, insomma un po' le abbiamo conosciute, un po' ce l'aveva già anticipate Renato Ricci la settimana scorsa, 23 settembre, premondiale, una settimana prima di Innsbruck, è inevitabile per chi sente che il Matteotti si corre una settimana prima di Innsbruck, pensare al lotto di partenti che gli abruzzesi potrebbero assistere, perché insomma le Pro Tour e chi vorrà fare un gran mondiale non potrà non venire a Pescara. Assolutamente sono d'accordo con te e possono confermare sia Luciano che Alessandro che Moreno, che sono comunque tre ex professionisti. Aver collocato il Matteotti in una data così importante, diciamo strategica, rappresenta anche un trampolino di lancio anche alla luce del percorso, perché il trofeo Matteotti ha un percorso selettivo, non particolarmente duro, ma selettivo, e quindi ciò rappresenta un'occasione per coloro i quali puntano alla maglia iridata per perfezionare la condizione, perché poi da lì ad una settimana non si corre. E chiaramente è l'ultimo appuntamento proprio per stabilire anche le gerarchie di coloro i quali dovranno poi aspirare alla maglia iridata. Luciano, vengo da te per chiederti, insomma, che mentre scorrono le immagini di questa mattina, insomma, che cosa te ne è sembrato di questa... Non la chiamerei una ripartenza, conferenza stampa sì, chiama. Niente, è stata comunque una conferenza stampa dove appunto la vecchia dirigenza ha aperto la porta a dei nuovi personaggi, no? Però io voglio aprire una parentesi soprattutto alla famiglia Ricci, che per oltre 20 anni ha investito su questa manifestazione, a volte... si sono anche trovati soli a combattere. Renato però ce l'ha messa tutta. Purtroppo in questi 20 anni è cambiato il ciclismo, è cambiato le regole, è cambiato le manifestazioni. La globalizzazione di questo sport ha fatto sì che certe manifestazioni addirittura in Italia morissero. Come ha detto Gilberto, il Lazio, la Placci, l'Agostoni, tutte le corse al sud. Ma perché questo? Perché è cambiato il ciclismo. La famiglia Ricci ha voluto fortemente mantenere questa grande tradizione di questa manifestazione, ma l'ha fatto con grandissimi sacrifici. E a questo punto, obiettivamente, non ha più quegli entusiasmi di 20 anni fa e ha portato dentro dei personaggi nuovi. Daniele Sebastiani. Daniele, ritengo che, e questo lo ha sottolineato Renato Ricci, possa essere il personaggio del rilancio. Innanzitutto è un appassionato di ciclismo, sappiamo tutti che ha praticato questo sport a livello ricreativo anche da ragazzo, quindi si porta grosse tradizioni del passato, grossi ricordi, questa mattina lo ha anche sottolineato. Quindi un personaggio che ha amato molto questo sport, io me lo ricordo quando ero atleta, lui era veramente un ragazzo appena più maturo dei 18 anni, quando ci seguiva, quindi ha sempre apprezzato il mondo del ciclismo, il mondo dei corridori, è sempre stato vicino alla storia di questo sport degli ultimi 25-30 anni, quindi è stato molto amico di Danilo Di Luca, e ha vissuto le vicende del nostro sport, conosce l'ambiente. E si è cimentato anche in delle organizzazioni nel passato dove è riuscito a fare delle ottime cose, circuito di Chieti, qualcuno lo ricorderà. Quindi io ritengo che è il personaggio giusto per dare effettivamente una spinta nuova. C'è da combattere contro questo ciclismo, contro questo sistema, però io ritengo che Daniele abbia l'esperienza giusta per... essendo un uomo di sport, essendo un uomo che sa gestire certe situazioni anche molto più complicate di questa, e possa far ripartire questa grande macchina organizzativa che, cioè, nonostante, anche se il ciclismo è andato in crisi, il Matteotti si è sempre fatto con grossi sacrifici, quindi noi riteniamo che Renato lascia in eredità a Daniele veramente la storia di questa città,
E come ha detto Gilberto, lo ha sottolineato più volte, lascio a Daniele Sebastiani per meriti. Quali meriti? Probabilmente Daniele effettivamente è stato ed è il personaggio sportivo che più ha cercato di salvare lo sport in Abruzzo, col Pescara Calcio, il ciclismo, altre attività sportive, quindi è uno che sta cercando di far galleggiare ancora lo sport in Abruzzo. Dico far galleggiare perché a volte anche galleggiare significa avere un successo sportivo, perché sappiamo che la globalizzazione dello sport in generale è molto più complicato, il calcio è ancora molto più complicato del ciclismo, quindi è veramente è uno che sta dando l'anima, quindi chi meglio di lui in questo momento poteva ereditare una manifestazione importante come il Matteotti. Si sta muovendo, soprattutto non ha tirato indietro la vecchia presidenza, quindi ha voluto soprattutto la famiglia Ricci al suo fianco, ha rivoluto l'ottimo Gilberto Petrucci. Sta valutando una situazione importante come Stefano Giuliani, che potrebbe essere il fulcro, quello che dovrebbe avere il contatto con i corridori, con le squadre, con i procuratori, per far sì che certi atleti, certi campioni diano molta più attenzione a questa manifestazione. E quindi noi aspettiamo tutti questo prossimo evento del Matteotti e siamo sicuri che sarà un Matteotti diverso, anche se ritengo che ci vorrà 3-4 stagioni per far sì che questa manifestazione veramente possa ridecollare come giusto. E poi sono convinto che una volta passati questi 3-4 anni sicuramente questa organizzazione potrebbe fare scuola anche ad altre manifestazioni che si sono persi nel recente passato, perché il ciclismo ha bisogno di manifestazioni come il Matteotti, ma ha bisogno anche di recuperare certe manifestazioni come il Lazio, la Placi, tutte quelle corse che abbiamo perso in questi ultimi 10 anni, perché il ciclismo ha perso tantissimo e adesso dobbiamo correre per recuperare. Noi obiettivamente col Matteotti, con questa nuova struttura, sicuramente potremo avere un rilancio di questa manifestazione, ne sono certo, e do veramente un grande in bocca al lupo a tutta la nuova dirigenza. Assolutamente. Ci andiamo ad ascoltare l'intervista al neo presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, Daniele Sebastiani. Ascoltiamo. Non è un passaggio di consegne, perché per me è fondamentale che sia Renato che Emanuele, ma soprattutto Gilberto, restino all'interno con mansioni importanti, perché per me e per il gruppo che ho portato dentro è un modo per dare, per non far morire una manifestazione importante della città e dell'intero Abruzzo, solo questo. Però non sbagliamo se diciamo che dal 2018 si vedrà un altro trofeo Matteotti. Se bisogna unire le forze per fare qualcosina di meglio, non che negli anni passati non sia stato un Matteotti all'altezza, però i pescaresi, gli abruzzesi ricordano un Matteotti diverso, quindi dobbiamo riportare il Matteotti a quei tempi in cui le strade erano piene e i corridori erano corridori importanti. Daniele Sebastiani è fiducioso sul fatto che da qui a poco tempo insomma si possa ritornare a un Matteotti come agli antichi splendori? Secondo me già dalla manifestazione del 2018 dobbiamo riportarlo a quei livelli, perché sennò significa che non abbiamo fatto nulla. Cambio di data premondiale sarà un appuntamento assolutamente da non perdere, anche diverso ciclisticamente parlando rispetto a quello che è stato negli ultimi anni. Certo, purtroppo quando la gara perde di importanza è chiaro che fai fatica a portare i corridori. E il fatto di aver spostato la data sicuramente snaturiamo un po' il Matteotti, però sarà un motivo di riportare corridori importanti che ci consentiranno di far ritornare il Matteotti ad alti livelli. Sicuramente è un onore perché questa è una gara che io ho vissuto da bambino, raccogliendo le borracce buttate dai grandi campioni, tifando i nostri abruzzesi che erano quelli che poi scaldavano la gara sempre, quindi per me è assolutamente un onore. Alessandro, possiamo dire che la conferenza stampa di oggi segna anche, se vogliamo,
un momento in controtendenza. Prima Gilberto parlava delle corse che vanno scomparendo, che sono già scomparse. L'Abruzzo invece oggi, con questo progetto che poi sarà pluriennale, Gilberto, correggimi se sbaglio, non solo non si ferma ma rilancia. È un'operazione in controtendenza, per fortuna. Beh, secondo me, come diceva sia Luciano che Gilberto, sì, con l'avvento di Daniele abbiamo preso la persona giusta al momento giusto. Speriamo che la data porti un po' più corridori rispetto agli ultimi anni, visto che anche quest'anno parecchie squadre continental, secondo me, non erano proprio da Matteotti, vero Matteotti che abbiamo fatto fino circa la metà 2005, 2006, 2007. Speriamo con l'avvento di Daniele, con Stefano e con tanti altri, anche con qualche consiglio di noi ex ciclisti, di far sì che il Matteotti torni ad essere la gara che era quando veniva vinta da vari campioni come Bugno e tanti altri. Gilberto, ci chiedono, il percorso 2018 sarà lo stesso, simile? Il Matteotti, diciamo che al momento rimane questo. Chiaramente, visto che ci avviciniamo al mondiale, molto probabilmente sarà aumentato almeno il chilometraggio. Però non escludiamo magari da qui a settembre che qualche aggiustamento possa essere apportato all'individuazione del percorso. Peraltro oggi, perdonami Gilberto se ti interrompo, proprio Renato Ricci ha detto mi piacerebbe che un giorno il trofeo Matteotti non sia solo la corsa di Pescara e Montesilvano, ma sia della Grande Pescara. E che quindi coinvolga anche l'Interland, non solo questi. Diciamo che evidentemente Renato faceva riferimento proprio al fatto che a breve, nel 2019, molto probabilmente ci sarà forse la fusione dei tre comuni Montesilvano, Pescara, Spoltore, e quindi far diventare il trofeo Matteotti la corsa simbolo della nuova Pescara rappresenterebbe davvero un punto eccezionale per questa nuova municipalità che è candidata a diventare una delle città europee più belle dell'Adriatico. Luciano. Sì, sul percorso io volevo buttare un'idea che era sempre stata con il segretario del Matteotti, Nino Bellonio, e vorrei fare anche un applauso a Nino, perché è quello che ha portato avanti veramente tantissime edizioni di questa corsa. Con Nino Bellonio si era quasi creato l'idea di far passare il Matteotti lungo il mare, quindi cambiare il rettilineo d'arrivo, fare la riviera, quindi arrivo sul mare. Sarebbe un'ottima occasione, non si è mai potuta fare questa idea del cambio di arrivo, perché sappiamo tutti che il Matteotti era nel pieno dell'attività estive, quindi il mare era praticamente impraticabile. Cambiando data a settembre, secondo me l'idea dell'arrivo sul mare sarebbe veramente molto interessante, quindi mi auguro che i nuovi organizzatori ci pensino a questo, perché veramente se avremo anche delle dirette televisive, come si è parlato, potrebbe essere l'arrivo lungo il mare potrebbe essere veramente molto più emozionante e dare un risalto alla nostra città. Noi siamo una città di mare, quindi sarebbe veramente l'ideale. Assolutamente. Peraltro fatemi ricordare che l'ho dimenticato all'inizio, per chi non fosse a casa e ci può seguire anche in diretta Facebook sulle nostre pagine, quella di TV6 e quella di Velo, eccola qua, cliccate mi piace, scorrendo in basso potete seguirci anche se non siete davanti a un televisore, ma avete un tablet, uno smartphone, eccoci qua. Siete in 10 e dunque vi salutiamo davvero, davvero tutti. Gilberto, una cosa che ha attraversato un po' la conferenza di questa mattina è
una prospettiva che è quella di riportare, che era già di quest'anno, di riportare il campionato italiano sul percorso del Matteotti, sul circuito del Matteotti, ammesso che poi non debba, bisognerebbe cambiare ulteriormente la data, perché sì, poi sì, si torna a giugno, un qualcosa di non detto, ma che Renato Ricci qualche settimana fa aveva detto, è la prospettiva di un campionato del mondo, parliamoci chiaro. È chiaro che il 2017, la conferenza stampa di oggi probabilmente potrebbe segnare il primo passo, chiaro, di strada c'è tanta da fare. Io credo che organizzare un campionato del mondo non sia soltanto una proposta che arrivi da Pescara o dall'Abruzzo. Io credo che ci debba essere chiaramente l'impegno anche da parte delle istituzioni sovraccomunali, e quindi, perché la candidatura di un mondiale di ciclismo chiaramente per i costi e tutto il resto. Però Pescara, come nel 2001 quando ospitò la partenza del Giro d'Italia, può comunque ambire, anche grazie alle peculiarità del territorio, ad ospitare una kermesse iridata, e quindi perché no, in futuro magari Pescara, con la nuova Pescara, possa diventare sede, anche candidarsi per ospitare un mondiale ciclismo. Io invece credo che al momento sia più fattibile puntare all'organizzazione dei campionati italiani. E oggi, ascoltando le parole del neopresidente Daniele Sebastiani, credo che l'ambizione ci sia tutta. E credo che da qui al prossimo anno, nel 2019-2020, si possa puntare ad ospitare una prova di campione italiano. Io ci credo e sono convinto che la federazione terrà conto, anche alla luce degli sforzi che sono stati fatti in questi anni. Assolutamente. Peraltro non so se ci saranno, non ci dovrebbero essere problemi ulteriori di cambio di data ulteriormente. No, la prova del campione nazionale in tutti i paesi vengono disputate nella settimana, insomma, di fine giugno, e quindi credo che non ci sia, anzi è l'occasione peraltro. Però è vero che il campionato italiano va organizzato, almeno occorrono delle prospettive che partono nell'arco di 2 anni, perché devi creare degli eventi collaterali proprio, sì, perché devi portare pubblico. Poi c'è l'incognita dei partenti, perché sanno bene Alessandro e Luciano che una prova di campionato italiano ti porta solo i corridori italiani, certo, a partire, quindi certo, è chiaro che bisogna stabilire un po' tutto. Però Pescara può ambire, come in passato è stato già fatto. Dopo oltre 20 anni, non lascia, il seguito della mia frase sarebbe stato lascia, ma invece non lascia, perché Renato Ricci resta come presidente onorario all'interno dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, sarà a fianco del nuovo management. Però noi l'abbiamo ascoltato questa mattina a margine della conferenza stampa, lo ascoltiamo. Renato Ricci, oggi è una giornata bella, importante, perché non è un passaggio di consegne, è un nuovo trofeo Matteotti che ritorna nel 2018, tornerà nel 2018, premondiale. Lei ha detto in conferenza che il Matteotti non si vende perché è un patrimonio della regione Abruzzo. Ma penso che questo, io credo che era nell'animo di tutti, che è così, è normale, è un merito che si dà a una persona che diciamo, merita di portare avanti una prestigiosa manifestazione che dà anche importanza alla persona che lo fa. Ha avuto anche lei la sensazione che un po' il ciclismo abruzzese si sia ristretto intorno al trofeo Matteotti, lo abbia riabbracciato nuovamente? Guarda che chi non ha voluto capire o chi fa finta di non capire per questioni sempre di gelosie, sai, perché poi nel ciclismo le gelosie parleremo quando ci incontreremo fra un po' di giorni, che parleremo a 360 gradi i 20 anni del Matteotti. È normale, il trofeo Matteotti, chi corre in bicicletta, il bambino che corre in bicicletta, la sua prima aspirazione è poter correre il trofeo Matteotti. È come una prima squadra, come il Pescara può essere per un ragazzo di calcio, ma se il Pescara stava in Serie D nessuno ci voleva giocare. Il trofeo Matteotti, se sta in prima pagina, è chiaro che il bambino la prima cosa che vuole fare, vuole correre in Matteotti, poi magari il Giro d'Italia. È naturale, quindi gli intelligenti, perché non è che ce ne stanno molti, capiscono che il Matteotti è uno e si identifica con Pescara l'Abruzzo. Gli altri
dove si sono fatte certe tappe l'anno scorso, tu lo sai, io no, non lo so. Le faccio l'ultimissima, che è un po' personale. Come si sente nel ruolo di presidente onorario? Si sta in maniera diversa dopo oltre 20 anni? Ma senti, io presidente onorario, mi sembra che quando ho costruito in Val d'Aosta l'ho fatto per Culma Aosta, Occhi sul Ghiaccio, mi sembra, ma non mi ricordo bene, perché non potevo dire di no, cioè vinsero pure lo scudetto, tra parentesi. Però siccome il trofeo Matteotti lo sento mio, perché il mio padre è stato uno, il primo sponsor del trofeo Matteotti del 45, quindi per forza che lo sento. E può darsi pure che, come dice Daniele, tu starai vicino a me, eccetera, può darsi pure che tante cose lascerò spazio, no? Però io quando parlo, parlo ancora che è mio, è naturale. Eccolo qua, Renato Ricci, abbiamo ascoltato. All'atere, Luciano, abbiamo ascoltato Renato Ricci che, diciamo, oggi era una giornata comunque bella, particolare per il trofeo Matteotti, però a molti non sarà sfuggito il passaggio quando dice il Matteotti si sa che è una corsa che si corre a Pescara. Il Giro d'Italia, le ultime tappe, ha chiesto a me, tu lo sai dove sono arrivate? Io no. Come se ci fosse una dicotomia, insomma, tra le due cose. Non è, secondo me ha fatto un passaggio da personaggio dello sport molto intelligente, perché a volte abbiamo ospitato il Giro d'Italia in Abruzzo e noi ci auguriamo di poterlo fare anche nella prossima stagione. Però, come dice Renato, il Giro d'Italia sì, sicuramente è una grande vetrina di comunicazione al territorio e tutto, e ci lascia quell'emozione, però quell'emozione poi vanno via tutti, e invece col Matteotti l'emozione rimane, ma rimane anche qualcosa di concreto, perché se noi investiamo un attimo di più sul nostro territorio con questa manifestazione, secondo me si può anche ripartire con altri progetti di base, che oggi il nostro sport va visto anche alla base, no? Quindi noi dovremmo investire probabilmente un po' di più su questa manifestazione, perché questa manifestazione ha dato in 70 anni al nostro territorio, ha dato al ciclismo. Quindi effettivamente, se reinvestiamo ancora su questa manifestazione, potremmo avere anche un ciclismo di base che possa anche ripartire, perché da queste grosse emozioni che rimangono poi nel nostro territorio e non vanno via come una manifestazione del Giro d'Italia, secondo me va investito un po' di più. Moreno, tu sei d'accordo con la lettura di Renato Ricci, ma soprattutto con l'analisi poi di Luciano, nel senso che una corsa che è parte della tradizione del nostro territorio, che inizia e finisce qui da noi, e come ha detto Renato Ricci, poi diventa anche l'aspirazione per atleti come li hai per esempio tu, che sono tanti, dà un beneficio maggiore al ciclismo di base? Ma assolutamente sì. Scusate un po' il caso. No, no, ci mancherebbe. Nel senso, il piccolo Moreno di Biase sognava di correre il Matteotti prima che correre il Giro d'Italia? Io sì, prima di iniziare la mia carriera ciclistica ero nei primi anni che ero delle categorie giovanili, ero sulle strade del trofeo Matteotti a raccogliere le borracce dei campioni e a sperare di poter correre il trofeo Matteotti. Sicuramente deve essere bisogna puntare tutti veramente su questa gara, che a livello regionale, a livello abruzzese, può davvero dare tanto per la crescita del ciclismo, soprattutto da quello giovanile. Quindi sicuramente è un argomento importante da mandare avanti. Anche tu mi raccogli le borracce? Con tutte le borracce, caro Gilberto, per la pulizia delle strade, il giorno dopo non c'è problema. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare bici da corsa e turismo Scott, Merida, Argon, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, ruote Mavic, Fulcrum, Corima, Zip.
abbigliamento personalizzato Biotex, Pissei, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning CD, Scott, Mavic, computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari Polar, Brighton, Garmin, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo in Viale Matrino 31. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e lo segue con amore. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. La suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine Ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese un'affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice. Siamo a Corropoli, strada provinciale 259, viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e dal mare. Info e prenotazioni 0861 81 01 29. Chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione ha controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Bikewear. We'll be right back.
Eccoci rientrati, seconda parte di Velò, stiamo parlando del trofeo Matteotti perché giustamente, lo stavamo sottolineando fuori dai microfoni, Gilberto oggi si è di fatto segnato anche un passaggio generazionale perché vicepresidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna diventa Emanuele Ricci, figlio di Renato. Io direi di andarci ad ascoltare certo. Quello che ha detto e poi fare le considerazioni del caso, lo ascoltiamo. Noi ci siamo affidati tra virgolette a Daniele Sebastiani perché mio padre, come già avevo detto in conferenza stampa, sono anni che cerca di trovare qualcuno in grado di portarlo avanti e soprattutto di rilanciarlo. Il problema è che non si faceva avanti mai nessuno. Daniele è stato l'unico che si è fatto avanti e si è preso sicuramente l'onere ma anche l'onore, perché essere comunque presidente di un trofeo Matteotti a livello internazionale, una gara ciclistica, è sicuramente una cosa bella e importante. Noi sicuramente vorremmo dal prossimo anno, che appunto cambieremo date e quindi sarà una settimana prima del mondiale, rilanciarci completamente e cercare magari di portare più là anche il campionato italiano, che sono anni che diciamo ci andiamo dietro, però ci sono sempre problemi extra sportivi purtroppo, e più là che non si sa mai anche un campionato mondiale, perché non ha assolutamente nulla da invidiare ad altri tracciati, quello di Pescara e dintorni. In quel caso magari si potrebbe fare anche diciamo, sulla costa dei Trabocchi, passare da, diciamo, da queste parti, e insomma sarebbe un bel tracciato. Probabilmente tu hai detto in conferenza il merito forse più grande, ma lo dicono un po' tutti, di tuo papà, è stato quello di traghettare il Matteotti fino ad oggi in un momento, nel momento forse più complicato per questa manifestazione. Sì, diciamo, è stato complicato anche perché negli ultimi anni il Matteotti, ovviamente un po' di pubblico onestamente l'aveva perso, perché diciamo, era un po' rimasto a 10-12 anni fa e quindi con poche novità, e l'unico appunto che potrebbe riuscire a, diciamo, a dare questa svolta credo sicuramente sia Daniele Sebastiani, per tanti motivi che noi tutti conosciamo. E speriamo che dal prossimo anno, con il fatto che comunque cambierà totalmente data, che tra l'altro le date non è che si possono cambiare facilmente, quindi diciamo che il Matteotti è ben visto anche al di fuori, e speriamo che dal 2018 cominceremo piano piano ad avere un nuovo Matteotti. Ecco Gilberto, un paio di cose sono molto interessanti ora. Il passaggio generazionale è evidente, e sì, questo è un passaggio importante se consideriamo che lo stesso Renato è stato vicepresidente tanti anni fa, e oggi vedere il figlio assumere la carica di vicepresidente a me ha dato tanta emozione, perché chiaramente capisci, io che ho vissuto a fianco della famiglia Ricci per diverso tempo, capisci che è il momento che c'è una sorta, non diciamo passaggio di consegne, però c'è chiaramente le responsabilità che pian piano arrivano sulle spalle di Emanuele. E poi un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è quando Emanuele dice nessuno si è fatto avanti. Ora, per sostenere questa manifestazione, Daniele Sebastiani è stato l'unico che si è avvicinato, ma è mai possibile che veramente nessuno abbia avuto realmente l'interesse a sostenere, a prendere in carico una corsa che, lo ripetiamo, si corre a Pescara e Montesilvano, sicuramente sono la provincia di Pescara è quella più, ma è un patrimonio di tutta la regione. Sì, sì, no, l'ho detto prima, è un patrimonio di inestimabile valore. C'è stata una parentesi diverso tempo fa con Palmiro Masciarelli, che fece il presidente un anno, però chiaramente poi c'è stato subito il passaggio di testimone e non ci sono stati altri appassionati, imprenditori, uomini che potevano in un certo senso rilanciare l'immagine e i contenuti del trofeo Matteotti. E oggi credo che la nuova esperienza, il nuovo corso di Daniele Sebastiani, come dicevo prima, grande manager dello sport, possa rappresentare davvero un cambiamento strutturale notevole, ma proprio perché arriveranno nuovi stimoli. Alessandro, ti piace l'idea di cui avevamo iniziato a parlare prima, ma che Emanuele già ha corroborato con questa intervista, l'idea di un campionato del mondo sulla costa dei Trabocchi? Insomma, sarebbe una
Sarebbe una vetrina per la nostra regione, è incredibile, veramente, un campionato del mondo che passi sulla costa dei Trabocchi, meravigliosa. Ma come abbiamo detto fin d'ora, secondo me ripartiamo, dimostriamo e poi pian piano cerchiamo di arrivare a certi obiettivi. Certamente sarebbe non bello di più ospitare con il trofeo Matteotti un campionato del mondo, però secondo, anche partendo come obiettivo un campionato italiano, secondo me non è poco, vista tutta la situazione, gli ultimi anni che ha vissuto il Matteotti. Speriamo, come ho detto prima, con l'avvento di Sebastiani, di riuscire a ottenere tutti questi risultati. Questa sera ospitate un grande DS emergente, giovane, preparato e umile. Vai Alessandro Spezialetti, tra poco parleremo con te dell'Androni, perché insomma vincitrice della Ciclismo Cup. Grazie Renato, sei stato grande, con Sebastiani sarete grandissimi, questa coppia ovviamente non può che piacere. Una coppia inedita peraltro per Pescara. Sì, peraltro oggi il presidente Sebastiani ha detto, beh allora se io prendo il Matteotti, Renato Ricci può prendere il Pescara tranquillamente, perché a questo punto... Io credo che siano due imprenditori che abbiano un ruolo importante all'interno di Pescara e non solo, quindi credo che ci sia peraltro tra di loro anche una buona sintonia, ho notato questo. Il trade union, Gilberto, per cui però bisognerà ancora attendere, perché Stefano Giuliani così ci fa un po' penare, quantomeno fino al 31 dicembre, il trade union è proprio Stefano Giuliani, che noi abbiamo ascoltato, poi vi faremo sentire anche l'intervista, particolarmente emozionato, devo dire, sì. E non ha torto, è stato direi veramente forse il gancio, trade union, perché... Io dico sempre è il fulcro intorno al quale ruota tutta questa operazione, se vogliamo definirla così. È stato bravo Stefano, è un direttore sportivo, ma soprattutto al di là delle sue vesti di tecnico del ciclismo è un grande uomo di squadra, e quando ci sono uomini di squadra il progetto non solo cammina con le proprie gambe, ma ha una plusvalenza straordinaria e notevole, e credo che Stefano sia davvero la persona giusta per... come dire, mettere insieme tutti i tasselli della nuova organizzazione di Trofeo Matteotti. Anche perché Luciano, insomma, oggi ascoltavamo, dicevano in conferenza, poi molti, noi, la nuova dirigenza diceva noi faremo i manager, però Stefano ci mette sempre quel surplus di cuore che poi, soprattutto nel mondo del ciclismo, non può non esserci. Ma Stefano, come avevo già detto prima, è il personaggio giusto. Perché? Perché ha grosse esperienze, è stato un atleta di vertice, è stato un direttore sportivo, è stato presidente di gruppi sportivi e viaggia nel mondo del ciclismo tuttora a 360 gradi, quindi è quello che potrebbe far rinnamorare ai grossi campioni questa manifestazione, perché lui c'ha feeling con le squadre, con gli atleti, con i manager, con i procuratori, perché poi andare ad invitare una squadra o addirittura un campione diventa molto complicato, ma se tu hai seminato bene nel passato, sì, facilmente puoi trovare degli accordi, e quindi Stefano potrebbe essere veramente l'arma vincente di questa nuova squadra del Trofeo Matteotti. Sappiamo che però è legato fino a dicembre con un contratto da direttore sportivo che lui spera addirittura di poter rinnovare, ha un'idea di fare una squadra nuova, ha un'idea di rimanere nel ciclismo a fare il direttore sportivo, una grande squadra, quindi è tutto da valutare, però io ritengo che la figura di Stefano in questo Trofeo Matteotti diventa importante e determinante. Assolutamente. Alessandro, parliamo di te, visto che abbiamo parlato di direttori sportivi, perché la vostra stagione che vi ha portato alla vittoria della Ciclismo Cup e che vi proietta sul Giro d'Italia 2018 d'ufficio,
perché insomma chi si aggiudica la Ciclismo Cup partecipa certamente di diritto al prossimo Giro d'Italia. È stata una stagione molto positiva, peraltro vediamo anche la Ciclismo Cup, c'è anche la classifica con le varie prove, tra le quali c'era proprio il trofeo Matteotti, 5 squadre, come vedete tutto il calendario, si partiva col Gran Premio Costa degli Etruschi, la Eguaglia, poi ovviamente il Matteotti fino al 16 luglio, poi si riprendeva a settembre con Agostoni, Bernocchi, Pantani, Giro della Toscana, Sabatini, Emilia, insomma è stato una stagione molto importante perché ha segnato... perché è stata vissuta su due fronti, l'esclusione dal Giro d'Italia da una parte, la riconquista attraverso i risultati dall'altra. Beh, hai detto benissimo te, Jacopo. L'immagine che abbiamo visto della classifica con tutte le gare parla chiaro, abbiamo vinto credo proprio nettamente con... Sì, 588 punti contro i 423 della Wilier Triestina Sella Italia, 417 Nippo Vini Fantini, 292 Bardiani, 278 sì, con... la UAE Emirates, che peraltro in settimana ha preso uno come Fabio Aru, giusto per non farsi mancare nulla. Sì, la classifica parla chiaro. Dopo l'esclusione noi già inizio anno eravamo partiti già dai primi ritiri con l'obiettivo era vincere questa classifica. La squadra era sicuramente all'altezza, ovviamente non ci aspettavamo subito questi risultati con tutto questo distacco, però già dalla prima gara con il Gran Premio degli Etruschi si è già capito che l'Androni faceva sul serio e man mano col passare delle gare si è sempre evidenziata la nostra superiorità rispetto a Willer, Nippo e altre squadre. L'abbiamo meritata sul campo. Assolutamente, ecco. Anche perché rimango sulla classifica per farvi vedere insomma, che noi abbiamo parlato tanto, caro Alessandro, di Egan Bernal, che nella classifica singola è arrivato secondo, 210 punti dietro Diego Ulissi, ma l'apporto di Bernal non sarebbe stato... è stato importante, ma non sarebbe bastato se non ci fossero stati Mattia Cattaneo, Francesco Gavazzi, insomma, poi abbiamo Torres, abbiamo anche tanti sì, altri corridori, una squadra che insomma in maniera compatta ha interpretato bene questa Ciclismo Cup, che una volta era la Coppa sì, Italia, adesso la chiamiamo sì, in tanti, normale anche ricordo un episodio in un trofeo Pantani. Come squadra eravamo presenti con due corridori in fuga su quattro corridori, abbiamo dovuto correre per far risultato Ciclismo Cup, non per vincere la gara. A volte questa Ciclismo Cup ti porta anche a dover rinunciare a una vittoria. Però ragionare. Ragionare, però per noi era la cosa principale era quella di dover partecipare il prossimo anno al Giro d'Italia. Ce lo siamo meritati, abbiamo una squadra che sicuramente l'anno prossimo si farà notare in tutte le gare che andremo a fare, il Giro d'Italia, la Tirreno Adriatico e tante altre, quindi penso di non aver rubato nulla se abbiamo vinto questo. E poi avete un ottimo team manager comunque, espertissimo. Anche perché volevo sottolineare il team manager, perché secondo me ha capito benissimo che per partecipare al Giro d'Italia bisogna vincere questa classifica, certo, e non aspettare purtroppo gli inviti dell'RCS, che a volte ha penalizzato molto le squadre italiane, quindi bisognava investire. La vittoria dell'Androni in questa edizione del Ciclismo Cup parte dall'inverno scorso, dove i dirigenti hanno investito molto, l'hanno fatto con i corridori interessanti, con un direttore sportivo molto qualificato che è Alessandro, appunto, che probabilmente ha dato anche qualcosa di importante a questa squadra. Quindi a volte l'obiettivo della partecipazione al Giro diventava determinante, quindi gli investimenti sono stati fatti, sono stati presi corridori importanti, hanno vinto una classifica e sicuramente questa squadra merita tutta la partecipazione alla prossima edizione del Giro d'Italia. Ma vedi, è fondamentale anche il fatto di correre in queste manifestazioni come il Matteotti,
la Bernocchi, la Trevalli, perché hanno proprio queste peculiarità, ti consentono ai team professional soprattutto, certo, di poter partecipare al Giro d'Italia. Forse lì la strategia dell'Androne è stata azzeccata, come sottolineavi. Alessandro, per il prossimo anno abbiamo detto, intanto vediamo anche la vostra pagina Facebook, tra un po' vedremo anche il vostro sito internet, non ci sarà più lo stesso Bernal, si andrà verso una conservazione, adesso al di là della sua partenza, una conservazione o una rivoluzione? Anche parziale. Ma no, beh, come tutti sapete, già avevo anticipato ad agosto che Egan sarebbe andato via, ed è giusto così, perché è un corridore delle grandi potenzialità, corridore che sicuramente tra qualche anno potrà vincere un grande giro, un corridore, io lo reputo un fenomeno in salita, va fortissimo in discesa, gli auguro di ottenere tutti i risultati possibili. Per quanto riguarda la nostra squadra non cambierà quasi nulla, ci saranno degli innesti come Belletti, Chirico e forse qualche altro corridore straniero che stiamo valutando in questi giorni, più o meno. Intanto, perdonatemi, ma siccome è arrivato un messaggio che vi risponde in maniera nemmeno troppo indiretta e ci dicono è sbagliato, invece è proprio il ragionamento sbagliato, non si possono barattare lo spettacolo e il rischio di vincere per fare punti e classifiche. Proprio Gilberto, rispetto a quello che diceva Alessandro, a volte abbiamo dovuto correre con il cervello più che magari col cuore, con la... Sì, è ovvio, perché essendo un challenge, no, il problema è questo, è che è chiaro, appunto, io dicevo, sottolineavo che conviene puntare a vincere queste corse, soprattutto quelle più significative, proprio perché ti danno la possibilità di accumulare punti per la classifica generale. È chiaro che l'Androni, con il gioco dei punti, come diceva Alpantani, è stata costretta come squadra a marcare gli avversari, non tanto per vincere, ma per togliere i punti e quindi praticamente rimanere in testa alla classifica. Gilberto, noi Alpantani abbiamo dovuto correre in quella maniera, siamo partiti gli ultimi 60 km sull'ultima salita, avevamo due corridori in fuga, uno era Bernal, l'altro era Cattaneo, due corridori non velocissimi, avevamo un Diego Ulissi in maglia della nazionale e un Zamparella, quindi noi abbiamo, certo, no, tutti erano a ruota nostra, gli altri dietro dal gruppo non sono riusciti a prenderci, noi dovevamo fare purtroppo sì, ma infatti secondo me Alessandro, perdonami se ti interrompo, il messaggio non era contro la strategia di squadra, probabilmente contro il sistema che porta giustamente una squadra a farsi dei conti, perché poi in realtà insomma, poi fare il giro d'Italia, tra parentesi, noi dobbiamo fare il giro d'Italia, i nostri sponsor devono fare il giro d'Italia, devono fare pubblicità, certo, si devono far vedere senza nulla togliere le altre gare, ma una gara come il Giro d'Italia, in Italia non ci sono altre gare che ti possono dare tutta questa visibilità. Volevo ricordare, come ha detto prima Luciano, noi anche alla Tirrenia Adriatica abbiamo vinto una maglia di miglior scalatore con Ballerini, abbiamo perso con Bernal la maglia dei giovani, l'ultima cronometro da un corridore della Quick Step, e abbiamo 4-5 giovani, l'ultimo è Masnad, che è arrivato terzo in classifica generale al Giro di Turchia, una gara World Tour, che l'anno prossimo insieme a Vendrame, insieme a tanti altri, si faranno sentire. Sei riuscito pure molto abilmente a portare delle aziende abruzzese ad investire su questa squadra, dove giustamente con questa vittoria hanno avuto anche loro molta visibilità, appunto la tenuta Ulisse, della famiglia Ulisse, ma anche la Camps della famiglia Panaccia, e riconfermeranno la sponsorizzazione anche nel 2018, e se c'è anche in cantiere qualche novità più importante, Alessandro? Ma come dicevi te, Luciano, io ringrazio sia la famiglia Ulisse sia la famiglia Panaccio, sono grandi amici, e una cosa che c'è da dire è che l'anno prossimo, mentre la Panaccio con Clams erano già sulle maglie, l'anno prossimo ci sarà anche la tenuta Ulisse sulle maglie dell'Androni Sidermec, e in più a giorni ci potrebbe essere qualche altro sponsor abruzzese che entrerà con me in Androni.
Alessandro, però aspettiamo ancora qualche giorno. Ti vuoi tenere ovviamente un po' prudente e fai bene. Ti faccio una domanda prima di cambiare argomento, perché tra un po' dobbiamo parlare anche della Gran Fondo del Fermano con Vincenzo Santoni. Ma Alessandro Spezialetti è più bravo da direttore sportivo o era più bravo da corridore? Posso rispondere? Sì, rispondo io. Lo poi anche GB. Sì, Alessandro era direttore sportivo anche da corridore. Anche da corridore. Quindi è stato un ottimo atleta, soprattutto perché ha lavorato in supporto a grandissimi campioni e ha fatto sempre il proprio lavoro con grande dignità di professionista. E ha imparato tanto. E nelle squadre faceva il direttore sportivo in corsa e adesso non poteva che fare il direttore sportivo in ammiraglia. Gilberto, è un po' come quei centrocampisti del calcio che si dice questo sarà un grande allenatore perché è un ottimo gestore. Allora, Alessandro Spezialetti è stato uno dei gregari più forti al mondo, se consideriamo che lui ha vinto Giro d'Italia con Cunego, Gilberto Simoni, Danilo Di Luca, il povero Michele Scarponi. Voglio dire, è stato un gregario di lusso, cioè sì. Tutti dovevano, peraltro mi ricorda un tour, sei stato anche sfortunato, una caduta tremenda la prima settimana, cioè è stato un gregario e la sua esperienza oggi la mette a disposizione ovviamente informazioni come appunto l'Androni Giocattoli che all'interno della quale svolge un ruolo importante, non è solo quello di direttore sportivo ma anche quello di organizzare il team, perché l'organizzazione di un team non è solo quando ti siedi in ammiraglia e scegli la tattica di corsa, al contrario devi organizzare il team e oggi, come diceva anche prima Luciano, col ciclismo globalizzato non è facile. Io lo sai che lo chiederei anche, intanto arriva un messaggio per Alessandro Spezialetti, lo chiederei anche a Vincenzo Santoni che ci ascolta. Ciao Vincenzo, ben risentito. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Prima di cominciare a parlare della tua corsa chiedo anche a te, ma Alessandro Spezialetti è più forte come direttore sportivo o era più forte come atleta, come corridore, oppure era già un direttore sportivo in corsa? Ma io rispondo in un'altra maniera, sono preoccupato per il ciclismo perché vedo tutta la cantina d'ollo all'interno, non vedo... Pronto? Sì, ti ascoltiamo. Dico sono preoccupato per il ciclismo perché vedo tutta la cantina d'ollo e non vedo un rinnovamento nel ciclismo. Non vedi un rinnovamento, perdonami. Non vedo giovani, non vedo... Beh, Alessandro è giovane. Vai, Alessandro è giovane, siamo sempre gli stessi, allora mettiamola così. No, Alessandro, a parte scherzo, Alessandro è un bravo ragazzo, è stato sempre un... Pronto? Sì, ti sentiamo, Vincenzo. Sentiamo. È stato sempre un ottimo corridore, un ragazzo serio, devoto al sacrificio e sicuramente la sua passione, la sua serietà la trasmette anche ai ragazzi di Savio. E sono contento che hanno ottenuto la promozione al Giro d'Italia, sono contento perché conosco Savio, conosco Spezialetti, è una squadra e hanno saputo scegliere ottimi atleti e hanno vinto la Coppa Italia e meritano la partecipazione al Giro. Gilberto, e Vincenzo voleva dire che quella scuola Cantina Tollo rimane ancora in auge. Hai voglia? No, la squadra del 96 è stata strategica. In studio vedo tutta la cantina d'ollo. Vincenzo, evidentemente ha fatto scuola quella squadra. Da Gilberto ha detto stampa. È vero, sì, Cantinatollo, è vero, Cantinatollo. Diciamo che quella struttura, Vincenzo, oggi continua a rimanere attiva sul territorio. Regge ancora. Quel modello, peccato, il modello Santoni. Peccato che non è più presidente Perantuono alla Cantinatollo, perché altrimenti c'era da divertirsi. Un saluto a Perantuono, a Tommaso, se ci ascolta, lo saluto tanto perché è stato un grande presidente, un grande uomo. Vincenzo, veniamo invece alla tua corsa. Prima della Gran Fondo, permettetemi di fare le condoglianze. Ho saputo che è venuto a mancare il fratello di Palmiro Masciarelli, perciò voglio fargli le condoglianze. L'ho cercato al telefono, ma aveva sempre spento e approfitto.
Assolutamente. Vincenzo, veniamo invece alla tua di corsa, tra un po' vedremo anche, anche le immagini. Vittoria per Manuel Fedele del team GoFast. Facci un po' un bilancio di questa giornata, sei soddisfatto? Ma guarda, io prima vorrei fare gli auguri anche a Daniele Sebastiani, un in bocca al lupo, perché ho seguito la vostra trasmissione, visto il nuovo incarico. E certo, un pensiero va anche a Renato Ricci, che ha reso famoso il Matteotti, l'Abruzzo, Pescara, con questa gara ciclistica che io, se ricordo, fin dagli anni da corridore, da giovane. Certo, la strada adesso con l'internazionalizzazione del ciclismo non è facile portare avanti una gara ad altissimi livelli. Gilberto parlava di mondiale, io sarei un po' più calmo, vi augurerei di entrare in una World Tour prima di fare il mondiale con il Matteotti, perché se non sei nella World Tour è molto difficile fare ciclismo oggi. Poi parliamo della Gran Fondo. La Gran Fondo è stato un ottimo successo, una gara sportiva piena di spiritualità, collegamento tra due santuari, un santuario a Porta del Pino, un santuario nei Sibillini, terre devastate dal terremoto. È stata una bella manifestazione, ricca di pubblico. Ecco qua che quando in una città il ciclismo è da tanti anni che lo si fa, anche se è una gara amatoriale, poi all'arrivo trovi pubblico a vedere. Qualsiasi ruota si gira, quando c'è la passione per il ciclismo, tutto va bene. Luciano, sì. Sulla manifestazione, non so se volevi chiedere. Io innanzitutto volevo farti complimenti per l'ottima riuscita di questa edizione della Gran Fondo, ma secondo me ti volevo domandare una notizia che ha scosso un po' il mondo amatoriale in questi giorni. La tua proposta che dal prossimo anno nelle tue manifestazioni le iscrizioni saranno gratis. Questa notizia ha un po' spiazzato un po' il mondo amatoriale, soprattutto gli enti di promozione. Come ti è venuta in mente, perché stai prendendo questa direzione, Vincenzo? Ma sto prendendo questa direzione perché è assurdo che un cicloamatore debba andare a correre e debba pagare. Allora, le Gran Fondo sono diventate un business indifferente per tutti. Dovrebbe mettergli un freno, perché perlomeno reinvestire nello sport giovanile. Io ho una serie di sponsor che credono nel mio territorio, che credono nel proprio territorio e attraverso il ciclismo vogliono promuovere il territorio. Mi sembra assurdo che per far venire i cicloamatori debbano pagare. Sono coloro che poi ti promuovono il territorio, perché la squadra che ha vinto è venuta, il corridore che ha vinto è abruzzese, sì. Fai complimenti, conosce il territorio, dice che ritornerà in vacanza nel nostro territorio. Ecco qua che la formula, cioè il ritorno di una Gran Fondo deve essere quello di promuovere il territorio. Poi se ci sono enti che non hanno sponsor, che sono problemi loro. Io ho avuto adesso telefonate, questo e l'altro, metto in difficoltà l'ambiente, io non metto in difficoltà nessuno. Io mi sento di organizzare attraverso gli sponsor e dare la partecipazione gratis ai cicloamatori, punto. Ciliegina sulla torta della stagione 2017, sicuramente la settimana dedicata alle manifestazioni dei giovani che hai organizzato. Che tipo di esperienze ti porti, Vincenzo, da quella manifestazione? Ma guarda, Luciano, io ho 30 anni che faccio ciclismo, da organizzatore, da team manager, da organizzatore ancora, ma la soddisfazione che mi ha dato il meeting non me l'ha data nemmeno il mondiale che ha vinto Mario Cipollini, perché sono stati 5 giorni nel mese di giugno, 4 discipline, gincana, mountain bike, sprint, strada, tutti sul nostro lungomare. Noi abbiamo un tratto tra la parte nord e la parte sud della città che è ancora incontaminato e verde, e vedere questi 2000 ragazzini con i loro genitori, i loro nonni,
Quei 4 giorni sul mare, gareggiare, farti bagno in mare, riempire i ristoranti, tutti gli hotel pieni, è stata una grossissima soddisfazione, perché oltre a una manifestazione sportiva di ragazzi porta il valore aggiunto che almeno 1,5 milioni di euro vengono riversati nel territorio. Grazie Vincenzo per essere stato con noi. Grazie a voi, un abbraccio. Amici di Pescara, grazie. Ciao, grazie, ciao, grazie Vincenzo. A Vincenzo Santoni. Moreno, veniamo da te, che non sei solo, non so, e stasera veramente in questo anche momento... Anche Moreno è stato un altro corridore di Vincenzo Santoni. Assolutamente sì, quindi sono un altro cantinatollo. Vedi che allora il modello cantinatollo tiene, regge. Sì, sei d'accordo? Intanto hai in braccio il piccolo Mattia. Il piccolo Mattia, che è tuo figlio. Sì, ma lui. Che ha una capigliatura eccezionale. È riuscito a battere persino il conduttore, e quindi gli vanno fatti assolutamente i complimenti. Un piccolo Sagan. Un piccolo Sagan. E il modello cantinatollo dunque regge. Però adesso. Tornando seri, ci hai portato buona parte della tua squadra. Che e anche delle foto che tra un po' vedremo, perché insomma si conclude una stagione importante per non una società, una scuola di ciclismo, che è qualcosa di profondamente diverso. Sì, sì, io ho aperto questa scuola, ho festeggiato da qualche giorno un anno dall'apertura. Sinceramente non mi aspettavo neanche io di fare. Vuole parlare? Ti chiami Mattia? Sì. Sì. Ok. Quindi veramente non mi aspettavo neanche io di fare tutte le attività che ho fatto, perché davvero ho fatto ciclismo a 360 gradi per quanto riguarda il settore giovanile e promozionale. Perché ho iniziato con fare scuola nelle mie strutture in Abruzzo, poi ho iniziato ad aumentare dei progetti, ho fatto anche dei progetti molto importanti in scuole primarie e secondarie, quindi ho iniziato a fare progetti in collaborazione poi con la federazione, qui lo vediamo già delle immagini, con delle prime elementari di Lanciano, e veramente è stata una grande gratificazione. E arrivare poi alla fine di un progetto e aver detto di aver raggiunto l'obiettivo principale, che era quello di insegnare a tanti bambini le basi principali per andare in bicicletta in sicurezza. Sì. Perché tutto quello che svolgo all'interno della mia scuola e nelle strutture esterne, ho fatto anche dei campus estivi, e la parola principale è stata quella della sicurezza. Purtroppo a stagione, durante quest'anno, ci sono stati anche diversi episodi tragici sulle strade italiane e mondiali, quindi con atleti italiani, ma non in gare ma in allenamento, quindi per colpa o di automobilisti o a volte anche di noi ciclisti. Diciamo che quello che deve essere importante al giorno d'oggi è essere un po' tutti più responsabili, perché salvare una vita umana basta poco, come basta poco distruggerla. Quindi sono progetti veramente importanti quelli che sto facendo. Ci fermiamo per l'ultima volta, Moreno, poi dopo la pubblicità torniamo a parlare di te e della tua scuola. Ci fermiamo, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare bici da corsa e turismo Scott, Merida, Argon, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, ruote Mavic, Fulcrum, Corima, Zip. Abbigliamento personalizzato Biotex, P6, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning Sidi, Scott, Mavic.
computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari Polar, Brighton, Garmin, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo in Viale Matrino 31. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e lo segue con amore. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32, presso la ex Monti. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. We'll be right back.
Eccoci rientrati, ultima parte per questa sera. Prima della pubblicità abbiamo iniziato a conoscere i componenti della tua scuola, Moreno. Vediamo bambini, bambine, ragazzi, ragazze, insomma, di età compresa tra? Tra i 5 e i 16 anni. Tra i 5 e i 16 anni. In questo caso spesso e volentieri ci sono anche vari modi di insegnare a seconda dell'età. Sì, sì, assolutamente sì. Poi un'altra cosa importante che ci tengo a dire è che comunque la mia scuola parte come una scuola di ciclismo promozionale, quindi all'inizio non parlo comunque di agonismo, certo, di agonismo a questi ragazzi. Poi è normale che strada facendo ci sono dei ragazzi che hanno intenzione di intraprendere la carriera agonistica, quindi ho anche 3 allievi che hanno gareggiato quest'anno. E quello che volevo dire è che comunque un'altra cosa che sto facendo è comunque di puntare sulla multidisciplina all'interno della mia scuola, perché per imparare le varie abilità comunque ciclistiche bisogna provare ad andare sia su strada, in pista, come vediamo ho fatto tantissime attività su pista. Tutta la stagione ho fatto almeno un giorno con la mia scuola in pista a Velodromo di Lanciano, e quindi strada, pista e mountain bike, quindi di base sono le attività prevalenti che faccio, quindi diciamo un po' tutte. Mi hai detto che sono ansiosi tantissimo di parlare, sì, sì, di farsi conoscere, e adesso vediamo. Non li tengo più. Non li tieni più addirittura. No. Iniziamo da chi ha il microfono adesso, chi ha il microfono perché io non lo vedo. Ah, eccolo qua. Partiamo come di consueto, se ci seguite, nome, cognome, età, da dove venite, come mai il ciclismo, come vi trovate con la scuola. Partiamo, io mi segno i nomi uno per volta, poi vi saluto tutti. Sono Mattia Rivitti e sì, vengo da Lanciano. Sì, quanti anni hai? 16 anni. È un allievo che ha corso. Tu sei un allievo che ha corso, sì. Quindi sostanzialmente diciamo che un po' l'idea di fare questo sport anche in futuro ce l'hai. Sì, sempre. Perfetto, va bene Mattia. Andiamo avanti, iniziamo con capigliature particolari, cioè belle. Ciao, ti chiami? Mauro. Ciao Mauro, quanti anni hai e da dove vieni? Ho 10 anni, vengo da Castelfrentano. Che classe fai? Perdonami. Quinta. Com'è? Quinta elementare. La quinta elementare, come vanno le cose a scuola? Bene. Bene, ma invece alla scuola di ciclismo, come mai? Benissimo, perché è una passione. È una passione, ma ti sei fatto gli amichetti che hai intorno, che vedo l'intorno? Sì. Sì, sì, va bene, va bene. Bravo Mauro, andiamo avanti con il secondo Mattia, figlio d'arte, capigliatura fantastica, eccolo qua. Mattia, e come? Sei andato da papà che volevi parlare adesso? Prendi il microfono. Ciao Mattia, che cosa vuoi dire? Non Lanciano. Ah, vieni da Lanciano, perfetto. Quanti anni hai Mattia? 4 anni. Ti piace andare in bicicletta? Sì. Sì, sì, perfetto. Ti piace fare scuola con papà? Sì. Sì, perfetto. Bravo, bravo Mattia, bravo Mattia. Andiamo avanti, puoi passare il microfono alla signorina del gruppo questa sera. Io sono ciao. Giorgia Pocetti, vengo da provincia di Chieti. Scusami, mi ripeti il nome per cortesia? Giorgia Pocetti. Giorgia, quanti anni hai Giorgia? 7 anni. 7 anni. Mi hai detto vieni dalla provincia di Chieti, ma il paese, il posto, come si chiama? Villa Scorciosa. Villa Lanciano, Scorciosa. Lanciano. Vicino Lanciano. Come ti trovi con la squadra? Ti trovi bene? Bene. Ma una ragazza, insomma, che va in bici, come hai avuta l'idea? Bello. Bene. Come? Bene. L'hai avuta bene l'idea, va bene, va bene. Hai fatto amicizia? Sì. Sì, sì, sì. Comunque, caro Moreno, le ragazze sono sempre... È partita subito... Sono diverse. Eh sì, sono diverse, sono diverse.
Va bene, andiamo avanti. Ciao Giorgia, in bocca al lupo anche a te. Passiamo a Luca De Torre. Ciao Luca. Vengo da San Vito e ho 16 anni e quest'anno ho corso con Moreno. Sì. E mi trovo molto bene con lui e siamo pronti per andare a Juniores il prossimo anno. Ah, quindi anche sì, tu, sì, insomma, sei sulla via di, insomma, di fare questo sport per altro po' di tempo. Ma che cosa ti ha dato questa scuola in più che magari prima ignoravi? Ma io sono arrivato da Moreno che non ero mai andato in bici, quindi questo è il mio primo anno e quindi Moreno mi ha insegnato tutte le basi, tutto quanto, quindi se un giorno riuscirò a fare qualcosa lo devo soprattutto anche a lui. Perfetto, in bocca al lupo Luca. Grazie. Andiamo avanti. Sì, io mi chiamo Edoardo Di Nunzio, vengo da Treglia, vicino a Lanciano. Sì, sì, alle porte di Lanciano, sì, di fatto. E vabbè, ho corso pure io quest'anno, a 16 anni, allievo secondo anno. E mi sono trovato molto bene con Moreno, non solo per aver imparato ad andare in bicicletta, ma anche per saper rispettare le norme della strada, per comunque... Cioè, sapersi far rispettare e rispettare gli altri sulla strada. Sapersi far rispettare e rispettare. È una riflessione davvero puntuale e profonda. Assolutamente, assolutamente. Peraltro, Gilberto, in sede di presentazione del Tour de France c'è stata proprio quella campagna di un metro e mezzo di distanza macchina, ciclisti, insomma, il Tour de France che è di fatto la vetrina mondiale del ciclismo, insomma... Ha aperto la strada, insomma, ha una propaganda che è giusto che vada avanti. Bravo Edoardo. Passiamo al piano superiore. Io sono Edoardo Biondi. Anche tu ti chiami Edoardo. Ho 13 anni e vengo da Lanciano. Niente a che vedere con l'intitolazione dello stadio? Sì? E invece sì. È il Guido Biondi è fratello di mio nonno. Incredibile. Attenzione, abbiamo trovato. Sì, questa è una notizia, caro. È una notizia. Tu che segui i campionati di calcio, soprattutto da quelle parti, no? Sì, perché sai che Biondi, Lanciano, subito. Guido Biondi. E quindi di fatto quando vai in pista al velodromo di Lanciano sei a casa tua? Sì, però ancora non corro. Senti, perché questo è il primo anno. Com'è? È il primo anno che è il primo anno. Come ti sei trovato? Benissimo. Benissimo. Prima com'era? Come andavi in bici? Abbastanza bene. Pedalavi e basta. Sì. Invece adesso va molto meglio. Sì. Va bene, Edoardo. Andiamo avanti. Anch'io Edoardo. È una squadra di Edoardo. Le ho scelti. Ah, le ho scelti. Per mettermi in difficoltà. Due Mattia, tre Edoardo. Ciao Edoardo, da dove vieni? Quanti anni hai? Vengo da Lanciano, ho 9 anni e faccio la quinta B. In squadra come ti trovi? Benissimo, ho fatto anche amicizia. Come ti è venuta l'idea di andare a scuola di ciclismo? Così. Così. Avevi una bici. Detto, andiamo ad imparare giustamente come si va in bicicletta. Siccome avevo mio zio che faceva lezione, ho deciso che... Ma è lo zio! Sì. Ok. Va bene Edoardo, in bocca al lupo anche a te. Ci avviamo al rush finale con... Io mi chiamo Sebastian. Sebastian. E... Vivo a Lanciano e ho 13 anni. 13 anni. Anche per te? Com'è la scuola di ciclismo? Mi trovo molto bene e quest'anno forse correrò. Quest'anno forse correrai, dipende da Moreno. Sì, no, diciamo da tutto, da me, da lui, soprattutto da me. No. Soprattutto da te, certo. Non li forza. È giusto anche così. Bravo Sebastian, andiamo avanti. Ciao, ti chiami? Mi chiamo Tommaso, ho 13 anni. Vengo da Lanciano e questo è il primo anno che faccio scuola di ciclismo. Mi sono trovato molto bene da Moreno e ho anche fatto amicizia con la squadra. Perfetto, bravissimo Tommaso. Compendioso, hai detto tutto. Perfetto. Io sono Lorenzo. Ciao Lorenzo, concludiamo con te. Quanti anni hai? Da dove vieni? Ho 14 anni e vengo da Santa Maria in Baro. Da Santa Maria in Baro, insomma, nell'Interland. E, anche per te, la bicicletta, come mai? Ma da quando ero piccolo andavo in bici. Da quando eri piccolo? Ho scoperto la scuola di ciclismo e sono andato. È giusto. Bravi ragazzi, fatemi un applauso.
davvero bravi, perché insomma non è neanche facile districarsi con le telecamere, posso garantire, caro Moreno, ci ho messo un po' di tempo. Quindi, insomma, loro che hanno un'età che io me la sogno, insomma, sono stati anche molto bravi. Senti, per il prossimo futuro ci dici che cosa ha in serbo la tua scuola di ciclismo? Guarda, il prossimo futuro, devo dire che quest'anno ho fatto veramente tantissime attività, quindi non avrei tempo di incrementare e fare di più. Sono veramente soddisfattissimo di quello che ho fatto, quindi continuerò comunque a fare multidisciplina, e quindi portandoli sia su strada, in pista e in mountain bike. E la cosa poi che ci tengo a dire è che la mia attività la svolgo comunque in luoghi sicuri e chiusi al traffico, e quindi certo. Parte poi i ragazzi più grandi, gli allievi, che devono andarsi per tanti chilometri, loro ormai sono nella fase successiva, quindi poi continuerò comunque i miei progetti nelle scuole, perché per me questa è una mission, quindi per me la scuola è veramente importante a livello sociale, quindi a me tutto quello che mi gratifica è quello che sto facendo con i ragazzi, poi anche a contatto con le famiglie, perché oltre ad educare i ragazzi devo pensare ad educare anche le famiglie e fargli vedere un po' fargli capire l'importanza di mettere un figlio su due ruote e mandarlo su strada. Quindi, ti faccio una domanda: è più facile insegnare ai ragazzi o alle famiglie? Ma è una domanda cattiva alla fine. I ragazzi apprendono facilmente, quindi già il semplice gesto la semplice abitudine di portare il casco. Io sono veramente rimasto allibito quando mi sono presentato in una prima classe di una scuola elementare, poi la cosa si è ripetuta in tutte le altre classi. La prima domanda che ho fatto ai ragazzi: quanti di loro avessero la bicicletta? Ovviamente 30 su 30. La domanda successiva era provocatoria, poi: quanti ragazzi indossavano il casco in bicicletta? Forse l'1%, sì, quindi diciamo che partiamo da un gap culturale nel vivere la bicicletta. Sì, questo si riferisce poi alla domanda che tu mi fai, perché un bambino di 6 anni che non mette il casco in bicicletta, cioè, non è colpa del bambino ma del genitore, quindi certo. Devo educare comunque prima i genitori e poi i bambini vanno da sé. Mattia, ma tu non metti il casco? Io sì. Ah, bravo, bravo, un applauso! Siamo davvero in chiusura. Questi sono gli appuntamenti con Verò alle 21 il giovedì, per chi ci segue in diretta. Repliche a Luna alle 17:20 domani. In questo momento siamo in diretta anche sul canale 606 del Molise. Domani cambiamo regione e cambiamo canale, canale 12 del digitale terrestre alle 21 su Telemolise 2, per chi ci volesse riseguire. È stata una lunga serata, ma è stata anche molto molto piacevole. Io ringrazio, saluto, ci vediamo giovedì prossimo. Luciano Rabottini, un applauso. Buonasera a tutti. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro, perché speriamo di avere un trofeo Matteotti del 2018 che ci renda ancora più orgogliosi di essere abruzzesi. Peraltro una chicca, prima sentivo praticamente Lorenzo, credo, il ragazzo di Santa Maria in Baro, sì. Tantissimi anni fa, nella mia categoria juniores, mi piazzai praticamente tra i primi 10 nella classifica di quella corsa, ma non è tanto la classifica, ma il fatto che per la prima volta con un telaio, una bici Rabottini. Ah, ecco perché sei arrivato decimo, altrimenti non arrivavi. Ed è stato il primo telaio che forgiata dalle sapienti mani. Gilberto era un corridore di grande classe, però ha dedicato per fortuna molto tempo allo studio, è diventato un grande personaggio anche politica, perché sappiamo che fa il vice sindaco, l'assessore a penne, quindi la sua strada è stata gloriosa, non nello sport del ciclismo ma in questo momento nella politica. Però, nonostante Luciano, il telaio. Però sarò breve, devo tanto al ciclismo, perché diceva bene prima Moreno Di Biase, il ciclismo
è una straordinaria palestra di vita. A me ha dato tanto, mi ha dato la forza di imparare le regole, perché le regole sono fondamentali, e soprattutto mi ha insegnato un aspetto che non è secondario, quello di stare insieme agli altri. Poi la conduzione di 10 anni di Velotti la differenza nelle sue diverse sfaccettature. Ci mancherebbe. Grazie, buon lavoro a Gilberto. Grazie. Petrucci, grazie Gilberto. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo ad Alessandro Spezialetti. Ciao Alessandro. Grazie. Veramente, in bocca al lupo. Un saluto in bocca al lupo a Moreno Di Biase e a Mattia. Ciao a tutti e due. E anche a Mattia, Mauro, Giorgia, Luca, Edoardo per tre, Sebastian, Tommaso e Lorenzo. Ciao ragazzi. Grazie a Maurizio Davide che ci ha seguito in regia. Grazie a Silvia Gentile alle camere. Per questa sera è tutto. Noi ci vediamo giovedì prossimo per gli ultimi 90 minuti di Velo Stagione 2017. Buonanotte.